La contraccezione d'emergenza è definita come contraccezione che viene effettuata dalla donna e richiesta dalla donna stessa in seguito ad un rapporto a rischio. E fondamentale sono i tempi in cui questa viene prescritta e ovviamente assunta dalla paziente, poiché è dimostrato che comunque entro le 12 ore si ha l'efficacia massima di azione dei contraccettivi d'emergenza, e poi con le nuove formulazioni comunque si è visto che si può arrivare fino a un'efficacia massima di 120 ore. E come prodotti attualmente disponibili in Italia abbiamo il Levonorgestrel alla dose di 1,5 mg e il cui, diciamo, meccanismo d'azione fondamentale è rappresentato dall'inibizione dell'ovulazione. Inibizione dell'ovulazione che però avviene soltanto qualora non sia già partito il picco di LH, ovvero con un diametro follicolare compreso massimo tra i 12 e i 14 mm, per quanto riguarda il Levonorgestrel alla dose di 1,5 mg, poiché si è visto che se invece il picco di LH, diciamo, si è già instaurato, non è in grado di inibire in alcun modo l'ovulazione e pertanto la somministrazione di questo farmaco non è efficace, anche perché non è un farmaco abortivo. Di conseguenza tutti i possibili meccanismi di post-fertilizzazione che erano stati ipotizzati in passato è stato ormai assodato e dimostrato da vari studi di letteratura che non hanno nessuna validità, per esempio sull'impianto endometriale e quant'altro. Perciò l'unico meccanismo d'azione del Levonorgestrel è rappresentato dall'inibizione dell'ovulazione. Ormai dovrebbe essere a disposizione l'ulipristal acetato. È stato un percorso molto lungo, poiché l'AIFA l'aveva già approvato 2 anni fa, poi c'è stato un grosso dibattito tra Ministero e Consiglio Superiore di Sanità e pare, proprio è questione di proprio pochi giorni, è stato approvato dal Gazzettino e dovrebbe essere in commercio per il 2012. L'ulipristal acetato alla dose di 30 mg in unica somministrazione è un farmaco che nasce e viene studiato solo in modo specifico per la contraccezione d'emergenza. Anch'esso ha come meccanismo d'azione l'inibizione dell'ovulazione, tanto quanto il Levonorgestrel. La differenza fondamentale però è rappresentata dal fatto che questo farmaco è in grado di agire in fase follicolare più tardiva, ovvero in presenza di un follicolo dominante di diametro maggiore, cioè riesce ancora a inibire la rottura follicolare ad un diametro follicolare sui 18 mm. Infatti è stato visto da studi che anche quando ci sia già un'iniziale, diciamo, partenza del picco di LH, ancora è in grado di sopprimere l'ovulazione, cosa che invece non era in grado di fare il Levonorgestrel. E un recente studio della professoressa Gleiser ha infatti mostrato che comunque l'efficacia dell'ulipristal acetato è comunque maggiore rispetto a quello del Levonorgestrel e che soprattutto, anziché avere un'efficacia limitata a 72 ore, si prolunga fino a 120, cioè fino a 5 giorni dopo è in grado comunque ancora di bloccare o spostare questo picco di LH. E come dicevamo, sarà possibile prescriverlo alle pazienti, speriamo, dal 2012. Purtroppo c'è una limitazione veramente buffa relativa al fatto che il Consiglio Superiore di Sanità richiede in modo tassativo il dosaggio del beta-HCG. E questa sarà una grossa limitazione per i ginecologi al momento della prescrizione, cosa che invece adesso per il Levonorgestrel non c'è più, perché l'OMS nel 2010 ha proprio divulgato un documento dove assicura l'assoluta tranquillità e sicurezza del farmaco anche sull'eventuale gravidanza, cosa che ancora non è, diciamo, altresì vera per l'ulipristal, pur non essendoci ovviamente studi che dimostrino il contrario. E per cui questi saranno i nostri due farmaci a disposizione per il futuro.